i 78 morti c'è anche un ragazzo italiano, uno studente siciliano di Andavano 5 anni, da a trovare Lugano, Dio, è salito su quel treno. a incontrarsi con Gesù e Dio gli ha fatto la grazia. Stanno tutti in paradiso adesso. Per una fatale coincidenza, aveva perso l'aereo a Madrid. Studente, 25 anni, originario di Forza d'Agro, vicino a Messina. Dario stava raggiungendo alcuni amici a Santiago de Compostela per la festa di San Giacomo. Nessuna notizia da mercoledì sera. L'ultima a sentirlo, un'amica che poco prima dello schianto era al telefono con lui. La Farnesina poco fa ha confermato la morte di Dario Lombardo. I genitori sono in Spagna da ieri, avevano fatto il giro degli ospedali sperando di ritrovarlo tra i feriti. Il bilancio di questa tragedia, 78 morti, 6 corpi ancora non identificati, oltre 30 feriti in gravissime condizioni. Il re Juan Carlos e la regina Sofia hanno fatto visita ai superstiti in ospedale. Tra i feriti c'è anche il macchinista Francisco José Gerson Amo, formalizzato per lui l'arresto in ospedale, è ancora lì piantonato dagli agenti. Il treno era lanciato a 190 km orari, in un tratto in cui il limite è 80. Il sistema di allarme aveva segnalato l'eccessiva velocità, il macchinista avrebbe dovuto frenare, ma non lo ha fatto, ora rischia da 12 a 300 anni di carcere. Dovrebbero dargli 3.000 anni di carcere e lasciare lo scheletro nella cella. Tachimetri fermi sui 200 km orari. Rimaniamo all'estero, proteste ed alta tensione in Tunisia ed Egitto, piazze gremite di manifestanti, come nei giorni della primavera araba, scontri a Tunisi per l'assassinio di un oppositore del regime islamista, Al Cairo tafferugli tra sostenitori e oppositori dell'ex presidente Morsi, accusato di cospirazione, e due morti ad Alessandria, Giuseppe Solinas. Gli elicotteri volano bassissimi sopra Piazza Tahrir, il segno della mano forte militare che guida l'Egitto in una fase difficilissima. Sotto, migliaia di dimostranti rispondono alla adunata del generale Al-Sisi, capo dell'esercito. Chiede un sostegno popolare forte per fermare la violenza e i fratelli musulmani. Ad Alessandria ci sono due morti e diversi feriti negli scontri con i sostenitori del presidente Morsi, deposto e ora incriminato formalmente per spionaggio e omicidio. Il dialogo tra le anime contrapposte è sempre più difficile, anche se i fratelli musulmani vengono invitati a tornare nella vita politica del paese. C'è una commissione di 30 esperti che sta riscrivendo la Costituzione. 15 articoli modificati dal governo aprivano la strada a una vera e propria dittatura. E c'è tensione anche in Tunisia. Sciopero generale e scontri notturni dopo l'assassinio di Mohamed Bouazizi, uno dei leader moderati che si oppongono al governo islamico di Ennahda. A ucciderlo la stessa pistola che ha sparato contro Chokri Belaid, altro politico laico che si fa il nome di un killer salafita. Anche qui laici contro islamici e la violenza sempre pronta ad esplodere. Dalla finzione alla realtà, potremmo dire la maledizione di Gomorra, altri due interpreti del famoso film sul clan dei Casalesi nei guai con la giustizia, sono solo gli ultimi però di una lunga serie, Giulia Palmieri. Nella finzione cinematografica era l'interprete cinese tra il sarto ricattato dagli strozzini e i cinesi schiavi della camorra. Era solo una comparsa in quel film e come lei aveva recitato una piccola parte anche suo marito. Ora la coppia cinese è finita in manette a Napoli. Sono proprietari di aziende di calzature all'ingrosso che secondo le accuse avrebbero evaso il fisco e riciclato soldi. 1 milione di euro, i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza. Non è la prima volta che attori del film Gomorra finiscono nei guai, invischiati con la criminalità organizzata. Perché si Permettetemi sono preparati bene nel film, si sono addestrati. dalla strada. E così, dal film candidato all'Oscar, sono passati agli arresti Nicola Battaglia, preso a 20 anni mentre spacciava Scampia, Vincenzo Barbetta, accusato di usura per il clan Moccia, poi ci sono Giovanni Venosa e Bernardino Terracciano, condannati uno per estorsione e l'altro per associazione camorristica. Il film, insomma, che diventa realtà. Il film che è una scuola. L'auto sfonda le vetrine, i banditi si Perciò, sbattono nei negozi, se volete essere camorristi, andate a fare un film. Siamo ripresa dalle telecamere di sicurezza, Roberto Pacchetti. Mazze di ferro per la spaccata, roba vecchia, meglio un fuoristrada. Non è un film, ma una sequenza vera. E notte fonda, la Jeep si lancia contro il negozio, lo devasta. A nulla servono un'aiuola con due gradini, il vetro antisfondamento, una griglia. Pensare che l'aiuola aveva pure dei fiori. Forza la cinesca e arraffano tutto. Io non ho mai visto una cosa del genere, non sono passati 4 minuti, forse meno di 4 minuti, e
mi ha portato via quasi 1000 pezzi, adesso indicativamente sono circa 900, più tutti i danni subiti. La vigilanza arriva 2 minuti dopo, troppo tardi, è tutto calcolato. Il furto con sfondamento avviene a Sarnico, al confine tra Brescia e Bergamo. Il negozio di occhiali ha subito 8 colpi negli ultimi 8 mesi, nonostante il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza. 6 telecamere che riprendono il furto e soprattutto le modalità. 70.000 euro il bottino, 30.000 euro di danni, compresa la rimozione del fuoristrada, ovviamente rubato un anno fa. Posso dire che quando mi suona il telefono alle 3 di notte posso capire che qualche visita ce l'abbiamo. Un lavoro da professionisti, magari compiuto da qualcuno che ha visto il film The Italian Job, dove una banda di ladri mette a segno un colpo perfetto grazie a delle mini modificate. Ecco, ancora una volta i film che creano criminalità. Bisogna guardare la tele per sapere come delinquere. Vendetta, ce ne parla Donatella Negri. Ora vivi nel mio cuore e l'unica certezza è che da lì non te ne andrai mai. Ti voglio bene, zia. Le parole della nipote Martina sono le parole di tutta Cardano al Campo. La gente per ore sotto il sole, le autorità nazionali e locali, dal ministro Orlando al presidente della regione, tanti sindaci che fino a domenica terranno le bandiere abbezzate in segno di... Ha ammazzato il sindaco, quel poliziotto, perché non voleva andarsene via dal sistema giudiziario. E adesso... è riuscito a farsi detenere, quindi rimandrà magari a vita nel sistema detentivo. Infatti lo terranno all'ergastolo. Un clima malefico, fatto di parole e comportamenti cattivi, ci è chiesto un sussulto di responsabilità, soprattutto per le nuove generazioni. Il parroco Don Bruno aggiunge solo poche parole. Quando l'ho saputo, ho pianto. Arrivederci, Laura. Divieto totale di fumo nelle scuole, dal Consiglio dei Ministri via libera, misure più restrittive per l'uso delle sigarette. Adesso proibiscono a fumare nell'asilo, perché già erano arrivati i bambini a fumare. Le sigarette elettroniche già le fumano nella culla. A scuola nuovi divieti, tolleranza zero, perché la lotta al tabagismo, dice il governo, deve andare avanti. Vietato fumare ovunque, oltre il cancello d'ingresso, anche in tutte quelle zone aperte come giardini e cortili, dove la regola era lasciata alla discrezionalità dell'istituto. Nuovo comma dunque per la già in vigore legge antifumo, che per la scuola limitava i divieti alle sole zone chiuse. Linea dura non solo per gli studenti, il divieto si estende a chiunque lavori nella scuola, insegnanti compresi, con ammende che arrivano a 6.000 euro. La scuola è un luogo di educazione oltre che di formazione ed è importante dissuadere i giovanissimi al fumo. Pensate che oggi l'inizio in cui si comincia a fumare l'età è dei 12 anni. L'altro capitolo... Lo dicevo io, già fumano nell'asilo, altro che nelle elementari. Vietata anch'essa nelle scuole, con una lista di indicazioni che dovranno essere visibili sulla confezione. La violazione del divieto di vendita del prodotto ai minorenni comporta una multa fino ai 9.000 euro. Patente a punti anche per voi minorenni, che ne pensi? Credo che sia giusto, perché comunque sia anche una minicara, in effetti è una vera macchina, quindi bisogna avere le proprie responsabilità e sapere che se si... Infatti una volta in un centro c'è stato un scontro fra minicara. Anche per i minorenni la patente a punti, contatto di sospensione e ritiro. In primo piano finiscono così i ciclomotori e le minicar che si possono guidare già a 14 anni. Cosa dice la normativa oggi sui ciclomotori e sulle minicar? In caso di infrazioni e multe, in ogni caso non è prevista la decurtazione di punti, ma la sanzione amministrativa viene pagata di fatto dai genitori. Insomma, un giro di vite per la sicurezza stradale con il fine di responsabilizzare soprattutto i più giovani. Questa è una delle tante minicar che ci sono in questa officina, ma una legge del genere garantirebbe più sicurezza a questi giovani? Sicuramente li responsabilizza di più, naturalmente diminuirebbero sicuramente gli incidenti e diminuirebbero le infrazioni. Ma l'attenzione del nuovo codice mira anche a tutelare i ciclisti, troppi morti sulle nostre strade, manutenzione, segnaletica e guardrail. In molti casi sono da ripensare. No, non mi sento sicura, no, perché non ci sono delle ciclabili adeguate, ci vanno le macchine sopra.
E la cuoca TV più famosa d'America, Paula Deen, è diventata una star dei fornelli e la guru della cucina del vecchio sud grazie ai consigli dell'amica di colore, ma per una parola di troppo perde tutto, soldi, fama, sponsor e soprattutto l'amica di sempre, la corrispondente Giovanna Bottei. Savannah è la capitale del vecchio sud, attaccata al suo ricco passato, fatto di piantagioni e di schiavi. Eppure a Savannah due donne, Paula e Dora, una bianca e una nera, crescono come sorelle. Questa è Dora Charles, la mia sorella nera. Insieme da 18 anni. È lei che si occupa della cucina. La loro avventura parte da Lady and Sons, un ristorante nel quartiere vecchio di Savannah. Dora accetta di vestirsi da vecchia Manny per attirare turisti e clienti, ma resta la regina dei fornelli. È un successo che catapulta Paula Deen nello Star System, libri, trasmissioni televisive, e le fa guadagnare milioni di dollari, finché Dora non si ammala e ricorda la vecchia promessa. Se io divento ricca, lo diventi anche tu. Ma Paula Deen è ormai una celebrità, non ha più bisogno di nessuno. Tieni, $100 per le tue medicine. L'arroganza fa perdere la prudenza, Paula, che commette un errore. Pubblicamente dà del negro ad un dipendente. Immediatamente scoppia lo scandalo. Food Network la licenza. I suoi sponsor se ne vanno, il suo impero crolla. Lei va in TV, piange, si dispera, prega di perdonarla, giura che la sua migliore amica è una amica. Ma Dora, nella povera casa in cui vive con il figlio, parla con una giornalista del New York Times e la vendetta arriva, forte e pesante, come i piatti del sugo. E ora all'acquario di Genova, dove è pronto il nuovo padiglione che ospita i delfini, Ada De Santis. La chiamano Nerf, di come mi riparti in maternità. Qui ci sono i primi 3 dei 6 delfini che abiteranno la nuova casa di vetro nel Porto Antico. 2 adulti e un cucciolo di 5 anni. Un vero e proprio palazzo di 23 metri di altezza, di cui 10 sotto il livello del mare. Conoscere un delfino per un bambino? Avvicinare un delfino, conoscerlo, accarezzarlo? Può cambiare la sua vita. Il padiglione dei cetacei, progettato dall'architetto Renzo Piano, è costato circa 30 milioni di euro. È composto da 4 vasche e da speciali tunnel, attraverso i quali i visitatori, ne aspettano più di 1 milione all'anno, possono seguire i delfini da una prospettiva subacquea. Attraverso una parete di 30 metri nella vasca principale, sarà possibile ascoltare in diretta i suoni e i modi di comunicare dei delfini. Proteste delle associazioni animaliste che chiedono la chiusura delle strutture in cui i cetacei vengono tenuti in cattività. È molto discutibile poter tenere questi animali intelligenti per tutta la vita in cattività e quindi la soluzione adatta nel futuro potrebbe essere prendere in prestito i delfini dal mare per un periodo limitato, ad esempio un anno, e poi lasciarli allo stato libero. Aprirà la settimana della critica alla mostra del cinema di Venezia e il film d'animazione L'arte della felicità. Che strano, a me non mi hanno chiamato questa settimana, per questa settimana qua. Carlo Cannaccarollo. Boh, come sarà? Non importa quanto tempo è passato, non conta se il momento è quello giusto. Ah, sì, perché come la razza, ogni momento è quello giusto. Qual è la sua casa? Storia di Sergio, un tassista che, scosso da una notizia sconvolgente, apre gli occhi e si accorge di avere voltato le spalle alla musica, alla sua passione, e di essersi rifugiato nel microcosmo del suo taxi, in una Napoli piovosa e cupa. È L'arte della felicità. Quale sarà stata questa notizia che l'ha scosso? Non ricordo il momento in cui ho cominciato, perché mi pare che di disegnare da sempre, insomma, fa parte del mio modo di esprimermi. Il cinema d'animazione mi appassiona in particolare modo perché sono qualcosa di vivo che resta più vivo anche quando hai finito di lavorarci. No, mi dà questa sensazione di qualcosa che abbia ancora più autonomia da me e non abbia bisogno delle mie parole dopo. Nel cartoon, prima o poi, la pioggia smetterà di cadere e nuove speranze sorgeranno all'orizzonte. Bene, così è tutto, ci fermiamo qui, grazie. Bene, vi ringrazio tutte e tutti voi per seguirmi nella mia radio Santen Chan. Qui sono le 15:34 e là sono le 19 o le 20:34, non ho idea. Vi ringrazio a tutte e tutti
seguitemi in YouTube, San Tenchan, e addio.